Ciao amici del Centro Verde, oggi vi parliamo di un nuovo decespugliatore multifunzione a batteria 40 V di Casa Works. Stiamo parlando del VG186. Eccoci qua per parlare di questo interessante multifunzione a batteria. Un multifunzione 40 volt compatibili con le batterie di Works della gamma PowerShare 20 volt. Abbiamo quindi due slot e dovremmo inserire obbligatoriamente entrambe le batterie. Dotato di un motore brushless di ultima generazione ad alta efficienza. Questo motore offre prestazioni paragonabili ai classici motori a scoppio. Grazie al motore brushless avremo quindi una rumorosità decisamente inferiore, emissioni zero e rispetto ai classici motori a spazzole, quindi avremo una vita molto più lunga. Inoltre, la testina a ingranaggi in alluminio ci garantisce così di avere più solidità e resistenza nel tempo. Andiamo quindi ad analizzare il corpo macchina, la parte, il cuore pulsante di questa macchina. Abbiamo, come detto in precedenza, due slot dove poter inserire le due batterie 20 volt. L'inserimento e l'estrazione della batteria è davvero molto semplice. Abbiamo nella parte superiore un tasto dove noi potremo vedere la carica residua della macchina. Più in basso avremo il grilletto d'azionamento con il pulsante di sicurezza, quindi senza la pressione del tasto sicurezza non andrà in moto la macchina. Qui invece in questa parte abbiamo il tasto ecco che andrà a ridurre le prestazioni della macchina, ma ad aumentare decisamente quello che è la durata delle batterie. Ancora più in alto troviamo un occhiello per poter agganciare l'imbragatura per sostenere il peso del nostro macchinario e ancora più avanti abbiamo l'impugnatura anteriore e per ultimo l'innesto per gli attrezzi del multifunzione. Ora andiamo a vedere cosa viene dato in dotazione con la macchina quando acquistate il VG186. Le dotazioni standard della macchina sono multifunzione con due batterie, un caricabatterie a doppio slot e il decespugliatore a doppio filo. L'inserimento è davvero molto semplice, basterà allentare la vite qui in testa al multifunzione. Andremo quindi ad inserire il decespugliatore, sentiremo un click e a questo punto andremo a serrare la farfalla in modo da tenere ben saldo il decespugliatore alla macchina multifunzione. 2 secondi e la macchina è pronta per avviarsi. Per rimuovere la testina, molto semplice, dovremo allentare la farfalla, premere il tasto posizionato sulla parte laterale del multifunzione ed estrarre il nostro attrezzo. A questo punto potremo inserire un altro attrezzo o semplicemente riporre la nostra macchina. Parliamo del decespugliatore. Abbiamo un decespugliatore con una testina dove all'interno possiamo ospitare fili fino a 2,4-2,5 mm. La ricarica del filo è avvolgimento rapido con sistema batti e vai. Ricordo inoltre che incluso in confezione viene dato un disco in metallo a 3 punte da 25 centimetri. La macchina è dotata di velocità variabile, quindi più andremo a premere sul grilletto, più la macchina andrà veloce. In questo caso ero in modalità eco,
andiamo a disattivare la modalità eco, andremo a sentire i giri della macchina. Ecco, massima potenza e di nuovo eco. Passiamo a vedere rapidamente gli attrezzi del multifunzione Works. Abbiamo qui in questo caso il tagliasiepi con lama da 43 cm, con un diametro di taglio massimo di 24 mm e grazie alla regolazione della testina possiamo lavorare su 10 posizioni differenti. E poi infine abbiamo il potatore, abbiamo una barra da 25 cm con una catena 3 ottavi 1.1 con un serbatoio per l'olio per l'ingrassaggio automatico della catena. E sempre insieme al potatore viene data una pratica prolunga da 90 cm. Vi ricordo che il multifunzione viene dato in confezione con il decespugliatore, mentre il potatore e il tagliasiepi è acquistabile separatamente. Beh, che dire, un decespugliatore a batteria davvero molto interessante. Vi aiuterà in tutti quei lavori di giardinaggio, utile per tutti coloro che con una macchina sola vogliono affrontare diversi tipi di lavoro. Per maggiori informazioni clicca sul link in descrizione, seguici sui nostri canali social Facebook ed Instagram, iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per non perdere i nostri prossimi video. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Ciao dal Centro Verde, al prossimo video!